organizzata da Fastweb, è stata presentata a Milano Cili TV, la nuova web TV 3.0, senza canone o decoder, ma con una connessione a banda larga, permette di guardare ininterrottamente film, cartoni animati, documentari e produzioni originali. Cili TV è molto semplice, basta avere un device connesso o connettibile a internet, quindi si può partire dal PC oppure attraverso uno Blu-ray connesso, uno smartphone, un tablet o un televisore, quindi una smart TV connessa a internet. Basta cliccare sul widget di Cili oppure digitare www.cili-tv.it e il gioco è fatto. Da lì in poi i primi contenuti per provare il servizio sono completamente gratuiti, nell'area free, non serve nemmeno registrarsi. Per vedere poi invece i contenuti a pagamento, quindi i film dei produttori e distributori internazionali e italiani, bisogna completare la registrazione, avere un account PayPal o una carta di credito prossimamente e acquistare il titolo. Non c'è canone, non c'è abbonamento. Le novità è che qualsiasi connessione a internet è buona per Cili, quindi non serve, diciamo, Fastweb, ma sicuramente Telecom Italia, Wind, Infostrada, Tele2, insomma qualsiasi connettività a internet superiore a 1 Mbps. E quindi questo è il primo grande aspetto. Il secondo aspetto è che non è legata a un abbonamento o a un canone. Il terzo aspetto è il servizio, che funziona attraverso un connected device e quindi sia a casa, come oggi diciamo tutti i, diciamo, i servizi televisivi in abbonamento o no, ma anche in mobilità, quindi posso iniziare a vedere un contenuto in casa e proseguire su un device tipo un tablet o uno smartphone, al parco, su un tram, sul treno. Proponiamo tre diciamo elementi. Il primo è un'area free molto ricca, ci sono oggi già 600 contenuti, cartoni animati, intrattenimento, musica, lifestyle, contenuti per donne, completamente gratuiti, non serve neanche registrarsi. Un'area cinema molto ricca, oggi partiamo con più di 200 film a pagamento, ma nel giro di pochi giorni e di poche settimane scaleranno fino a diventare migliaia di contenuti, quindi un vero blockbuster con tutto quello che esiste nella, diciamo, nel mondo home video e nelle produzioni cinematografiche. Aggiungiamo poi dei format originali, quindi produrremo dei format nuovi, stiamo lavorando con diverse case di produzione, Magnolia, Brandon Box, Indiana, tante case di produzione che stanno ideando e producendo contenuto originale per noi, per diciamo far sperimentare questo nuovo modo di fare TV. La prima produzione inizia oggi, si chiama Pop Me Up, è un contest musicale tra giovani emergenti. Produce questa, diciamo, nuova avventura indiana. È partito questo contest su internet, ci saranno delle discussioni sulla musica e sui giovani emergenti che verranno coordinate da Andy, dei Blue Vertigo, e Flavia Cercato, è un volto molto conosciuto, anche diciamo molto connesso al mondo della musica, e dei guru della musica, tra di loro tanti nomi conosciuti, diciamo i più conosciuti sono quello di Marmaionchi e di Alberto Salerno, che è diciamo uno dei principali autori musicali. Gli Originals hanno un obiettivo unico, creare un nuovo modo di comunicare Cili, quindi verranno prodotti e talvolta addirittura, lasciami dire, buttati sul web, e quindi YouTube, Facebook, Twitter, Flickr, per creare viralità e portare poi il cliente a vedere in formato HD, in formato diciamo originale, su Cili il contenuto completo. Quindi è un obiettivo più di comunicare che di creare un palinsesto, che non interessa a noi. In termini di business è poi provare a sperimentare, fare product placement e eventualmente raccogliere contributi pubblicitari. Il mercato è un mercato in profonda trasformazione, quindi noi pensiamo che sia estremamente importante controllare sin da subito quali sono le tipologie di contenuti che sono maggiormente richiesti. Noi ci portiamo dietro comunque un'esperienza importante con lo sviluppo della nostra IPTV negli ultimi 10 anni e abbiamo già orientato le scelte in modo preciso, ma sicuramente prima di porsi degli obiettivi a regime è importante continuare a controllare l'evoluzione dei consumi da parte dei nostri clienti. Sicuramente quello che abbiamo sperimentato in questi 10 anni è che l'ampiezza, la vastità dell'offerta crea molta curiosità anche su contenuti che prima rischiavano di andare perduti, quindi c'è la possibilità per i clienti di farsi il proprio palinsesto e quindi andare anche proprio a ricercare contenuti che magari possono non trovare spazio in una televisione generalista perché sono considerati per un mercato di nicchia, ma che invece vengono molto valorizzati da queste nuove forme di piattaforme televisive.
Allora, la quantità è importante, nel senso che è importante avere un catalogo sufficientemente ricco per attrarre un'utenza vasta. Noi pensiamo che il mercato di queste televisioni aumenterà soprattutto anche grazie al fenomeno dei televisori collegati direttamente a internet. Quindi per guidare le scelte dei clienti è importante avere un catalogo ricco. Dopodiché all'interno di questo catalogo sarà importante la qualità e il fatto che i clienti possano trovare sia dei contenuti sia delle modalità di fruizione che siano in linea con le esigenze che sono comunque sempre in continua evoluzione. La piattaforma è già in funzione, già oggi ci si può collegare al sito www.cili-tv.it. Si possono vedere i contenuti gratuiti direttamente, ci si deve registrare per poter effettuare gli acquisti.